Buongiorno carissimi Maurizio Orsini, Mauri Forex, ben trovati con un nuovo video di analisi. Oggi è venerdì 20 di gennaio, ci concentriamo oggi in modo particolare sulla coppia principale del mercato, cioè l'euro-dollaro, con uno sguardo chiaramente anche al dollar index, sempre ricordandovi con la mia metodologia di price action, quindi grafici fondamentalmente nudi. Andiamo ad utilizzare solo i livelli principali del prezzo senza ulteriori indicatori oscillatori. E con il nostro time frame giornaliero, quindi con i nostri grafici daily, con ogni candela che rappresenta un'intera giornata di negoziazioni, in modo tale da andare ad analizzare fondamentalmente solo la sera, la fine della seduta, e quindi un'operatività più lenta. E vi dicevo euro-dollaro, quindi grafico giornaliero, euro-dollaro che ci mostra dalla fine di settembre praticamente questa tendenza rialzista che ha avuto un'accelerazione dal mese di novembre in poi, una leggera lateralità poco prima di Natale, poi un nuovo balzo in alto, diciamo intorno alla decina di gennaio, con questo prezzo che è andato a rompere tutta l'area 1,08, 1,07 e 90, grazie all'accelerazione ribassista del movimento del dollaro, che come vedete specularmente ci mostra nell'ultimo trimestre dello scorso anno questo movimento discendente, l'accelerazione verso il basso, speculare a quella rialzista dell'euro-dollaro che abbiamo avuto dopo l'Epifania, e ora abbiamo una piccola fase di lateralità. L'idea fondamentale qual è? Quella di entrare in questo movimento di vendita di dollari. L'ideale sarebbe chiaramente farlo ad un livello di prezzo migliore. Migliore vuol dire cercare di magari attendere, se possibile, un leggero movimento di rafforzamento del dollaro, che nel caso qui del dollar index vorrebbe dire un movimento verso la media mobile, verso tutta quest'area dei 12.800 punti, per poi vedere un segnale di price action short, uno dei miei classici segnali di price action per entrare di nuovo in vendita di dollari, non solo su un livello tecnicamente migliore, ma anche più valido da un punto di vista economico. Tutto questo si traduce, ritornando all'euro-dollaro, con la ricerca di un movimento momentaneo verso il basso, quindi rafforzamento momentaneo di dollaro, e con una quotazione che dovrebbe raggiungere quantomeno questo livello chiave dell'1,0770, precedente resistenza qui testata nel maggio dell'anno scorso, o meglio ancora un movimento leggermente più intenso verso la media mobile, quindi un movimento da vedere nei prossimi giorni, e quindi cercare di avere anche un ausilio non solo della zona statica, quindi del livello chiave di supporto, ma anche del livello dinamico della stessa EMA 21, che potrebbe favorire una pressione in acquisto, e quindi andare a ricercare dei segnali long nei prossimi giorni, o qui su questo livello, o meglio ancora un pochino più in basso, dove tra l'altro abbiamo anche il livello tondo, la zona tonda di prezzo 1,07. Target di una possibile entrata in acquisto potrebbe essere anche la successiva area più importante di resistenza, che vedete qui, e cioè tutto il livello 1,11 e 30. Ovviamente vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Come sapete, io giornalmente evidenzio ormai da 10 anni pubblicamente la mia attività personale con dei chiari video di trading e formazione dal lunedì al venerdì. Il venerdì poi ci sono due video in realtà, uno specifico sul Forex e uno specifico sul mercato azionario, per cui se volete, vi fa piacere, trovate il link qui in descrizione per entrare e far parte della mia community di trading, avere anche un mese totalmente gratuito di video giornalieri per conoscere e capire se questo tipo di operatività può fare al caso vostro. Un saluto e ci vediamo con un nuovo video di analisi e di formazione con Maurizio Mauri Forex.